Antonio Cianci, Ira Catafin per voi, finalmente con la rubrica Best Anime. Devo dire che mi è mancata molto e adesso ho bisogno di riprendermi con una serie spettacolare, dal concept ricco di inventiva, con un profilo registico e artistico di assoluto valore. Qualcosa che rimanga impresso nella mente, che stupisca per la sua schietta opinione sul mondo che ci circonda, con tutti i mali del caso che possono emergere. 24 episodi che tengono col fiato sospeso, all'insegna di un tragitto nei meandri della psiche sia umana che ultraterrena. Con inserti frenetici e ricolmi di pathos, una sorta di body horror aggiornato per rinvigorire una struttura narrativa decisamente valida. Ora veniamo al titolo, tranquilli, di quelli così memorabili che non puoi fare a meno di condividerlo e promuoverlo senza riserve. Kiseiju, l'ospite indesiderato. Tratto dal manga Parasite di Hitoshi Iwaki, la trama si incentra su numerosi omicidi causati da parassiti che vogliono entrare all'interno di corpi umani per prenderne possesso. Uno di questi raggiunge lo studente Shinichi Izumi, che però occuperà solo la sua mano destra, senza arrivare al cervello. Da questo momento in poi seguiremo una difficile convivenza fra il ragazzo e la curiosa creatura, e in seguito uniranno le proprie forze per affrontare altri parassiti. Non siamo di fronte ad un anime con un genere specifico e limpido ai nostri occhi. Qui si cambia registro di continuo in una danza coreografata al dettaglio per spiazzarci a più riprese. Si passa da situazioni drammatiche e dolorose per il protagonista a scontri epici e sanguinari. Proprio l'interazione fra Shinichi ed Estri, il suo strampalato compagno alieno, dà il via ad una serie di eventi sempre più intensi, serrati, nella quale siamo costretti a vederne gli esiti sconvolgenti. Non vengono posti limiti nella giostra impazzita di Kiseiju, a partire dalla sigla di apertura elettrizzante che farete fatica a saltare, un brano symphonic metal che racchiude appieno lo spirito dell'opera, uno spirito sprezzante del pericolo che incombe, tanto da imbatterci in combattimenti sempre più spietati, diretti magistralmente e con un accurato senso del ritmo e un'ottima gestione delle reazioni umane, proprio per aumentare il grado di immedesimazione. Le storie d'amore al suo interno non sono per nulla smielate, anzi forniscono di ulteriore spessore una storia di ricerca e affermazione della propria umanità. L'ospite indesiderato di certo non lo saremo noi, pronti a cogliere le sfumature di qualsiasi personaggio sotto i riflettori, con i loro scheletri nell'armadio e le loro insicurezze, un continuo interrogarsi sul senso della nostra vita e sull'esistenza di altri esseri che vogliono prendere il nostro posto. Cosa ci differenzia dagli animali? In cosa siamo migliori? Ma soprattutto, il comportamento dei parassiti è una risposta divina ai nostri errori. I cliché vengono totalmente spazzati via a favore di una spiccata maturità di fondo che rende Kiseiju non solo una corsa contro il tempo ricca d'azione, ma anche un concentrato di forti sentimenti scatenati da eventi inspiegabili. Un mondo governato da forze incontrastate che possono mimetizzarsi fra noi, seguendo la scia della cosa di Carpenter e centrando quindi i tratti inquietanti di quell'opera. Ospite e parassita, Shinichi ed Estri continuano a stuzzicarsi e ad articolare dialoghi intelligenti. Il punto di forza sta nella crescita di un personaggio che vorrebbe rimanere neutrale e un alieno apatico che lo stesso vuole scavare a fondo sulle nostre emozioni. Quando gli scontri vengono meno, la scrittura lo stesso non ci dà tregua. Ogni decisione che prendono i due provoca uno scossone impercettibile che lo stesso però sconvolgerà gli equilibri delle persone che gli stanno attorno. Un vero colpo da maestro per una semplice storia di invasione aliena, un viaggio alla ricerca di noi stessi, costretti a convivere con un corpo estraneo, con ciò che più ci spaventa, una presenza che metterà a ferro a fuoco i concetti di etica e di moralità. E giunti ad un finale assolutamente perfetto, saremmo portati a definire Kiseiju splendido ed indimenticabile, una gemma scintillante che induce a riflessioni e pone dubbi, che alterna spettacolo ad introspezione, che terrorizza, emoziona e commuove. E siamo giunti al termine del Best Anime, Antonio Cianci, Ira Catafilm per voi, rimediatevi assolutamente Kiseiju su Netflix oppure acquistando il cofanetto Blu-ray, link Amazon sotto in descrizione, oppure... Lo avete già visto? Ci becchiamo qui sotto nei commenti. Un saluto, carissimi seguaci della Catafilm. Ciao, alla prossima!